Sabato 26. Notizie del TG Ora, taglieggiavano imprenditori, 6 persone arrestate a Napoli nel quartiere di Milano. La polizia di Stato, il commissario Scampia, il dirigere con i poliziotti, la squadra mobile partenopea, con la partita agente del reparto prevenzione crimine campagna, dopo una articolata indagine tesa all'individuazione dei soggetti operanti nel territorio di Milano, nel campo delle estorsioni, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla DDA di Napoli nei confronti di 6 persone, Alessio Peluso, 24 anni, Gennaro Ruggiero di 48 anni, Luigi Mango di 24 anni, Gianluca Annunziata 26 anni, Francesco Altera di 36 anni, Giuseppe Carvalho di 30 anni, tutti pregiudicati affiliati al gruppo camorristico del Nappello attivo nel quartiere. Incidente mortale sull'asse Mediano, all'altezza dello svincolo di Lago Patria, dove uno straniero è stato investito e ucciso da un'auto dell'aeronautica militare. Il tutto è successo alle 6 del mattino, quando l'auto dei militari è diretta verso Giuliano per poi proseguire verso l'autostrada. Da quanto ho preso, l'uomo camminava sulle superstrade e non è stato visto dai militari a causa della scarsa illuminazione. Sul posto, le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso. Continuava a perseguitare in chat con minacce ed offese, non contento la picchiava a volte anche davanti ai figli. È stato arrestato un 38enne a Castellammare di Stabia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai carabinieri della stazione Stabiese ed è stata emessa dalla GIP del Tribunale di Torre Annunziata. L'indagine è stata condotta dalla Procura Oplottina ed è cominciata nel 2014 grazie alla denuncia della donna. Emergono ulteriori dettagli sul centro estetico e di massaggi abusivo di Gragnano, provincia di Napoli, sottoposto a sequestro amministrativo dai carabinieri. I militari dell'arma si sono appostati nelle vicinanze del centro prima di effettuare il blitz e hanno bloccato un uomo appena uscito che ha subito ammesso di aver fatto sesso al suo interno dietro compenso con una dipendente dell'esercizio commerciale. Approfonditi accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno permesso di appurare che la donna si offriva volontariamente e che nessuno ne favoriva o ne sfruttava la prostituzione. Il centro operava senza alcuna autorizzazione. Nei locali del Politecnico Universitario di Napoli aveva rubato delle borse di 2 studentesse poggiate su alcune sedie dei locali comuni, portafogli contenenti qualche decina di euro e documenti. Riccardo D'Orso, 24enne di Mater Dei, già noto alle forze dell'ordine, era con le mani nelle borse quando è stato sorpreso da alcuni studenti. Nel frattempo i carabinieri del posto fisso dell'ospedale stavano pattugliando a piedi quella zona e hanno tratto in arresto il 24enne. Un allevamento abusivo di cavalli con animali malati e denutriti è stato sequestrato dai carabinieri che hanno denunciato il titolare 51enne. L'operazione dei carabinieri della stazione di Striano e della stazione carabinieri forestali di Rocca Rainola insieme con il personale del Dipartimento Veterinario dell'ASL Napoli 3 Sud di Ottaviano. L'allevamento di equini era stato realizzato senza alcuna autorizzazione amministrativa o sanitaria da un 51enne di Striano in un terreno di sua proprietà. È stato firmato a Napoli un protocollo di collaborazione tra le città di Napoli e di Assisi per la valorizzazione del presepe e dell'arte presepiale. I due sindaci, Luigi De Magistris e Stefania Proietti, hanno sottolineato il valore dell'impegno assunto che va oltre la valorizzazione del presepe inventato da San Francesco e lo sviluppo di quest'arte assai diffusa nelle due città, ma che si colloca anche come stimolo al possibile riconoscimento del presepe come patrimonio dell'UNESCO. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telegram. Adesso io stacco. Sì.